Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, oggi vi voglio parlare di un mio ultimo acquisto. E allora, io di questi prodotti ne ho già provati un paio qualche annetto fa. Ti mostro cosa ho comprato. Eccolo qui. Questo ragazzi è, come vedi dallo scatolo, ok, è un metal detector. E allora l'ho voluto prendere perché era un modello diciamo economico, però ne parlavano bene. Io circa 2 annetti fa ho acquistato un modello simile, però del brand Garrett è un brand americano specializzato in metal detector, sia questi con l'asta che quelli a puntalino, cioè quelli piccolini, sia waterproof, perciò per immersione, resistenti all'acqua, che per uso per esempio in montagna, ecco, non resistenti all'acqua e in immersione. E allora anche sui metal detector potremmo fare tanti 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 video, perché ne esistono di tanti tipi, tante precisioni, tanti optional, tanti dettagli tecnici, eccetera, eccetera. E allora io questo video lo faccio solo ed esclusivamente per mostrarvi il mio ultimo acquisto. Se poi sono video che potrebbero interessare, scrivetelo sotto. Posso anche fare una serie di video mentre vado, diciamo, in giro alla ricerca di dei tesori. Perché ovviamente questi, per chi non lo sa, sono attrezzature professionali, più o meno professionali. Ovviamente questo è costato intorno alla novantina di euro, ma c'è metal detector che costano anche 2, 3, 4.000 euro. Lo stesso, diciamo, simile in estetica tante volte. Però cosa cambia? Cambia l'elettronica, cambia la precisione, cambia la sensibilità e tante altre cose molto importanti in questi prodotti. Perciò andiamolo ad aprire. Questo l'ho acquistato come tutto ciò che acquisto da qualche annetto su Amazon. Perché? Perché sono veloci. Infatti nel giro di 2 giorni l'ho ricevuto. Spedizione gratuita. Usufruisco di Amazon Prime, perciò ho la spedizione gratuita. Allora, questo è lo scatolo. Eccolo qui, si presenta così. E abbiamo il libretto e manuale di istruzioni con la cartolina della garanzia. La mettiamo da parte. 2 batterie 9 volt, quelle diciamo quadrate, eccole qui. Tac Life, brand mai sentito, ma comunque ce ne sono due. Poi. Andiamo, questo che cos'è? Questo è il cuore del metal detector. Benissimo, è il cuore del metal detector perché è quella parte che appunto ci segnalerà la presenza di metalli che più o meno preziosi. Eccolo qui, questo è il display, come vedi ha una lancetta, come se fosse appunto un volmetro che ci indica dei numeri, una scala da 0 a 10. Poi abbiamo un tasto rosso che è il pinpoint, che comunque vedremo prossimamente se vi interessa sapere qualcosa in più su queste tecnologie. Abbiamo poi un potenziometro per il volume che ha anche l'interruttore integrato. Se senti. Perfetto, questo accende e spegne l'audio alle cuffie o anche allo speaker integrato. Uscita cuffiette dovrebbe avere, sì, eccolo qui, uscita cuffiette nella parte frontale. Poi abbiamo questa manopola che è regolazione della sensibilità. E poi abbiamo questa disc che è un'altra regolazione da fare. Poi comunque più il tempo passa, più ci sperimenti
e più capisce effettivamente cos'è, come si usa, eccetera eccetera. E allora credevo funzionasse con una sola batteria, ma no, funziona con due batterie da 9 volt che sono quelle lì, però comunque li andiamo a mettere dopo. Per ora vi mostro il contenuto della confezione. E dovrebbe avere anche dei LED, che non so se fanno anche da sorta di display, lo vedremo dopo. Ragazzi, io non lo conosco, non l'ho visto neanche in funzione, perciò lo scopriremo insieme. Questi, ragazzi, sono gli altri pezzi che compongono il MetaDetector. Questa è la piastra che va a, diciamo, strofinare, a sfiorare il pavimento, il terreno, la spiaggia, in base poi ai fondali marini, nel caso siano modelli resistenti all'acqua. Andiamola ad assemblare con questa che è in dotazione. Ok, 1, 2, 3. E allora vado a mettere le batterie. Il MetaDetector è completo. E allora, punto 1, qualità generale del prodotto. Ma guarda, valutando il prezzo, io il vecchio Garrett era il modello 300i. Lo pagai intorno alle 400 euro. Mi diedero anche in dotazione un set di pala piccolina e altre cose avevo preso, per fare, diciamo, un kit più professionale. Però il prezzo ovviamente era quello che era. Questo ho pagato meno di 100 euro, molto meno di 100 euro. Alla fine sono simili. La struttura è simile, forse quello aveva un po' più di... un po' di cura, ecco, un design un po' differente. Però alla fine, ragazzi, sono tutti fatti in Cina, sono tutti di produzione cinese, perché credo anche il Garrett sia prodotto in Cina, poi però venduto con esclusiva in America. La precisione, ti posso dire che il Garrett mi ha dato tante soddisfazioni. Aveva, diciamo, una sorta di computerino, era digitale, potevo selezionare varie impostazioni, cosa che con questo non potrò fare. Perché? Perché questo non è digitale ma è analogico, perciò tutte le regolazioni vanno fatte tramite i potenziometri, tramite appunto quella sorta di regolazioni manuali. Sul Garrett invece c'erano dei tasti,
su quei tasti tu andavi a accedere a dei programmi presettati, oppure eventualmente li potevi modificare. Però se eri, diciamo, un novizio, non avevi esperienza, ti affidavi, diciamo, alle impostazioni di casa madre. Io sono reduce di una giornata di duro lavoro e sto continuando i lavori a casa. Sto facendo degli archi in cartongesso. Non ho avuto neanche il tempo di lavarmi. Oggi il corriere ha portato il pacchetto e l'ho voluto aprire subito. E allora, batterie messe. Facciamo la prova dell'accensione. Con questo abbiamo detto che c'è la regolazione del volume più accensione e spegnimento. Perciò andiamo ad accendere. Parte l'altoparlante. Ok, avviato, ci ha suonato. I LED, come dicevo, come credevo, accendono indicandoci la presenza di un corpo metallico. Abbiamo la regolazione della sensibilità e poi abbiamo detto abbiamo DISC. Va bene, perciò funzionare funziona. Ora io per mostrarti il funzionamento veloce veloce, perché poi farò qualche altro video se ti può interessare. Provo con ok, prendo questo normale giravite. Lo passo sulla base e lui capta la presenza del metallo. E infatti suona, se io lo tolgo, non suona più. La sensibilità, ragazzi, è al minimo. In teoria, se la metto al massimo, ok, ora è al massimo. In teoria dovrebbe captare il metallo da più distanza. Siamo intorno ai 5 centimetri. 5 centimetri non sono male, perché parliamo di un oggetto metallico a punta. Se invece, diciamo, era rotondo, in teoria anche da più distanza poteva andarlo a captare. Ok, voglio farvi anche vedere nel display, ogni qualvolta c'è, diciamo, il segnale acustico, si muove anche la levetta e ci dice, diciamo, la potenza del segnale. Eccolo qui. 10, 10, 8, 6, in base a quanto più o meno vicino, più o meno lontano sia questo corpo metallico, lui ci dà appunto da 0 a 10. Poi abbiamo pinpoint, è per centrare, fare appunto il centraggio, del pezzo. Sensibilità al minimo, sensibilità al massimo. Allora io qui di fronte a me ho il treppiedi delle luci. Se mi avvicino al treppiedi, che è di metallo, ovviamente lui suona. In più, cliccando pinpoint, va in modalità del segnale. Più mi avvicino, più i LED accendono e più il segnale si fa continuo e forte. Ragazzi, a prima vista penso dia soddisfazioni. Ripeto, se ti può interessare una serie di video su questi oggetti,
scrivilo sotto, metto un mi piace se il video ti è piaciuto e niente, vediamo di potermi organizzare una di queste sere, farmi una passeggiata, vediamo se funziona e fare anche qualche video. Ciao e al prossimo video.